No. Poi con questa musica qua, accanto a questa musica, alle volte ho cantoli caros, no, che sono le canzoni tradizionali di guarigione con l'ayahuasca, o se no quello che va avvenendo. Uno degli effetti dell'ayahuasca, e anche credo degli altri enteogeni, è lo sviluppo della creatività. No, il Terence McKenna diceva che per veramente cambiare la società bisognava premere l'acceleratore artistico al massimo, tutto il mondo fare dell'arte. Bueno, un minuto di silenzio, concentrarci, anche solo un pochino questo. Sono 4 ore, 5 ore, poi durante una settimana dopo senti nel corpo, nella percezione, nei processi mentali, senti che c'è un effetto. Ancora una settimana dopo? Sì. E poi davvero, non è uno scherzo, una volta entrato in contatto con la pianta e non puoi dimenticare, no? È come se
entri in un'altra parte dell'esistenza. E quindi quando si prepara, dopo che sono state mischiate quella liana con le foglie e tutto, viene qualcosa che viene filtrato, sì, per avere un liquido, sì, e quindi qui si importa solo il liquido. Sì, c'è gente che importa anche le piante e le prepara a casa. Avete visto, è brigoso, proprio sono sti mazzi, è molto lavoro. Importare i semi, ma non cresce bene, è difficile, una pianta tropicale, poi ci mette tantissimo, non so se 50-60 anni per una pianta di ayahuasca veramente di essere attiva, ci mette molto. Infatti volevo chiedere questa cosa qua, ho sentito dire che c'è un problema con lo sfruttamento dell'ayahuasca. Con tutto, perché sta diventando di moda, c'è moltissima gente che la sta prendendo e quella lì deve crescere da qualche parte. Certo. Gente come i daimisti, quello che fanno è seguono una politica di riforestazione, nel senso che quando tagliano una ne mettono due, no? Per cui hanno già calcolato l'ayahuasca che avranno bisogno negli anni futuri. Ma sì, è anche un problema, lo stesso problema con il peyote, no? che non ce n'è per tanta gente. Ma si parla solo di una pianta, questa mimosa? No, l'ayahuasca sono due, e la mimosa si usa quando si fa quegli analogi, no? Con la Pegano Marmala si mette la mimosa. Con la mimosa non so se c'è un problema di scarsità. In Spagna abbiamo scoperto che abbiamo la Phalaris aquatica, che è un'erba che cresce dappertutto. Anche qua, se riusciamo a trarre gli enti di quello siamo a posto, ma per il momento non ne faccio. Ci sono dei gruppi qui in Italia? E i daimisti sì, i daimisti, c'era una comunità in Assisi che io sappia. Ma vicino? Ma vicino, non so se ci sono dei daimisti a Milano, conosco. Sì, c'è gente vicino a Torino. E hanno la religione. Sì, è quella la cosa che molti è difficile entrare nel Santo Daime, perché c'ha tutte le cose di una religione, no? C'è il tuo uniforme, sono gli inni da cantare, sì, c'è le sue regole. Non c'è una dimensione laica, no, interessata per niente, per sua niente, esperienza, per come niente. Potrebbe essere un gruppo di, non so come dire, di ricercatori. Beh, in Spagna c'ero io fino a che non mi hanno messo in galera. Come te. Finita, per il momento è finita. La domanda era, delle persone come te, delle persone che ragionano in questo modo? Ci sono alcuni, nel senso che ti dico, in Spagna non sapevamo che eravamo in tanti. Hanno arrestato 25, per cui eravamo ogni giorno nel giornale, arrestano uno in Ibiza, arrestano uno in Malaga, in Granada. Abbiamo visto che c'era molta gente che faceva queste cose qua. Ma noi, se fatti una domanda di fantascienza, sì. A tua esperienza, metti che fosse un altro mondo e che questo fosse consentito, sì, o comunque di uso comune, tu credi che è una sostanza che uno può liberamente usare individualmente, o come l'abbiamo conosciuta è una questione che va affrontata per comunità, quindi dipende molto da come si struttura la comunità per, sì, averne un uso effettivo? Sì, sì, sì. Cioè non è come, dico, mi piglio una dose di una cosa qualunque e faccio un'esperienza da solo, credo che non abbia lo stesso effetto. Claro. La domanda è un po' bislacca. No, ma l'ayahuasca è, se tu a un indiano gli parli dell'ayahuasca, ti parlerà di tutta la tradizione che c'è attorno, di tutto il villaggio, di tutte le credenze attorno all'ayahuasca, lo prendono in comunità. È solo nella visione medica occidentale che si separa molto la molecola, la sostanza del suo effetto. Adesso a Barcellona, nell'ospedale San Pau, c'è un'investigazione legale con l'ayahuasca, in cui prendono dei volontari, gli danno l'ayahuasca, ma liofilizzata, la liofilizzano, le mettono in quattro pasticcone, la persona lo bevono, gli mettono i sensori,
quindi dico non vomitare, non vomitare, devono stare e gli prendono tutte le costate vitali, li mettono in scanner, le fanno di tutte. Alcuni si erano lamentati di che l'intorno era molto scialbo così, allora ha messo un poster dell'Amazzonia. ma è così, stanno investigando quello che è la molecola e non c'è l'esperienza, sì, non c'è musica, non c'è niente. E invece la ayahuasca è fondamentalmente la musica che guida le visioni. E non so come avete ricevuto questo qui, ma c'ha un certo potere questa musica qua, la vibrazione, e questo quando prende ayahuasca è molto 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 amplificato. Dopo penso che si possa prendere da solo, ma quello è, diciamo, più avanzato. La nostra mentalità è di separare tutto, dividere tutto, e quindi forse è un bene che non sia riconosciuto, perché se molti darebbero delle dosi. Ma è un altro, se fosse completamente legalizzata, già per esempio in Inghilterra, che l'iboga è legale, l'iboga è quella radice africana, hanno già aperto un centro di cosmetica con l'iboga, perché la vendono come la pianta che dà l'eterna giovinezza. Per cui quando si legalizzano le cose poi non sappiamo come va a finire. Bene, passerei al prossimo intervento.